sta per camminare. Ed io non so tremare più. Stamattina cercavo qualcosa di te e volavo lontano, immobile. Guarda quante case sono tutte storie da aggiungere. Nella gente speravo ricordi di te e mi facevo cullare, immobile. Lasciami sognare, lasciami dimenticare, lasciami ricominciare a camminare a passi più decisi e fammi immaginare quanto ancora ho da fare, forse crescere e invecchiare, quanto ancora ho da amare, quanto ancora ho da amare. Già Natale, direi nettamente che non la vuole prima, anche se cerco di portare tutto, qualche mese fa, però è cambiato tanto, è cambiato tutto. Qual è stato il tuo primo pensiero dopo la vittoria, il grande successo che hai avuto nella finale di Amici? Che culo, ho pensato questo. Eppure, insomma, un singolo che andava già in radio prima ancora della tua vittoria, un successo annunciato, oppure temevi comunque Valerio? Che no, ma io non temevo nulla, cioè io sono stata molto tranquilla. Vabbè, a parte le mie crisi di nervi della scuola, comunque sono una persona abbastanza tranquilla, con i piedi ben saldi a terra, quindi... se avesse vinto Valerio, congratulazioni a Valerio. Ho vinto io, Anabella, cioè, sono stata. Eravate fortunata. Anche amici all'interno della scuola. Sì, ma io non ho mai sofferto la competizione contro nessuno. Quindi forse anche per questo, comunque sempre stata abbastanza tranquilla. Però sono contenta, cioè, ancora devo realizzare sinceramente questo sogno qua, perché è bellissimo e anche molto faticoso comunque. Questa qui a Martina Franca rappresenta una, diciamo, delle quasi ultime tappe di questo tour che ti ha impegnato tantissimo durante tutta questa corsa. Posso fare un bilancio, so, però hai conto che questo primo contatto diretto col pubblico? Va bene. Certo, ci sono magari le persone che mi è capitato anche di ricevere non così tanto carine, ma penso che sia normale. Tante volte è scatenato dall'invidia, dal... che ne so. Comunque io continuo a cantare per queste persone che comunque vogliono sentirmi e vivono di musica. Indipendentemente da Alessandra Amoroso o da Antonino, insomma. Cioè, se la musica piace alla gente, se la nostra musica piace alla gente, bene. A chi non piace, va bene uguale. Provo un sacco di me stesso questa parola qui. Che sarebbe che siamo pugliesi tutti e due, non lo so. Potrebbe essere, però davvero, dopo l'esperienza da Amici, anche del mare, del 25, ritrovi la cosa più bella che tornare a casa. Torni a casa e pensi che la cosa più importante è sia lì. A prescindere dalla musica, poi vai, vieni, siamo fatti di modo. Appunto, proprio la vita privata, come è cambiata? È cambiata molto, per esempio in giro? La vita privata cambia per forza di cose, devi valutare tanti aspetti che magari prima pensavi di esistere. Quali sono i progetti imminenti per il futuro? Vabbè, speriamo di fare, vabbè, a parte il nuovo album il 25 settembre. Singolo già c'era la classifica, tu hai giunto? Bene, per sei ieri, fantastico. Allora, ne approfitto per ringraziare tutta la gente. Tutta la gente. E per ringraziare chi ha lavorato con me, gli autori del... Gamba e Coro. Sì, gli autori del pezzo, Simone Papi, Lucio Durman, Pino Perri, Steve Sicchi, insomma c'è un po' un bel po' di gente. E poi fare tanti concerti, almeno canto qualche canzone. Idea di Sanremo, Sandrina? Sanremo, se mi vogliono, molto volentieri.
se non mi vogliono, a casa mia. Pensi di diventare cantatrice di un conto, ma è difficile. Io penso che come sia un talento il canto, sia un talento anche lo scrivere. C'è gente che ha questo dono, magari altra gente che lo deve trovare dentro. Io l'ho detto molto difficile, sinceramente. Stupida che sei, tu non impari mai. Il tuo equilibrio è un posto che tu passi e te ne vai. È più stupida di te, sappi non ne troverai. Con le tue paure inutili non finiranno. Ma che stupida che sei, stupida un'altra volta, che parli ad uno specchio e mai alla persona giusta. È da stupida.